Privietta a tutti ragazzi, sono Silvia Wonka e oggi, come potete vedere, sono su Modern Warfare 3. Ho deciso di fare una specie di Throwback Thursday solamente su Modern Warfare perché vabbè, sto aspettando nell'attesa appunto di giocare a Ghosts, questa S finale che non riesco mai a dire bene, che probabilmente mi verrà portato da Babbo Nachele. Ho detto, va, proviamo a giocare di nuovo a Modern Warfare 3, anche perché volevo riprovare il cecchino e anche perché, visto che gli sviluppatori sono gli stessi, quelli di Modern Warfare 3 sono gli stessi di Ghost, allora ho detto, sarà molto più simile la modalità di gioco rispetto a quella di Black Ops 2, visto che quando sono passata da Modern Warfare 3 a Black Ops 2 è stato come giocare a un altro gioco, infatti all'inizio facevo decisamente schifo. E quindi oggi sono qui con un deathmatch a squadre. No, la partita è già iniziata. No, voglio uscire, voglio fare una che non sia iniziata, anche se ora mi segnerà la partita persa. Però non è giusto, non dovrebbero mettere questo. Cioè, o decidono che non puoi entrare in una partita iniziata, oppure devono togliere il fatto che ti segnano che è persa la partita. Non è giusto, perché se io voglio farla dall'inizio, perché mi devo beccare tutta la partita iniziata da altri? Ah no, aspettate, devo controllare una cosa. Perché io, ecco, infatti no, perché io ho iniziato a giocare appunto col Barrett, poi ho provato altri, però con questo non mi trovo, perché il mirino non mi piace, in quanto ti amore in culo, va. Caricature aumentate, autunno, sì, autunno mi piace. Perché il mirino non fa una zoomata seria, diciamo, non va molto lontano, è un po' troppo ravvicinato per i miei gusti e quindi non mi piace usarlo, non mi trovo. Ti prego, non mi mettere una partita iniziata, sennò mi incacchio. Sì, però zittiamoti. No, perché ho zittito quello che non stava parlando? Disattiva voce. Disattiva. Non c'è un modo per disattivare la voce di tutti. E non uscite dalla partita, maledizione. Ok, ci siamo. Voto. I'm a woman on a mission. Basta. Sì, se noterete, probabilmente che ho la voce leggermente, ma proprio leggermente nasale. Quindi, sì, ho la voce nasale, non ci fate troppo caso. Poi ovviamente ora ho iniziato a giocare col cecchino, l'altro giorno, qualche giorno fa, stavo facendo una partita, faccio la cosa strafiga, che ho scritto anche su Twitter, e ovviamente non stavo registrando, ovvero mi arriva una granata stordente, non vedo più nulla, riesco a fare la kill col cecchino, non sto sparando totalmente a caso, però ci riesco, non si sa come. Ma non stavo ovviamente registrando, però voi fidatevi, è successo, l'ho fatto. E poi ho notato che, non so, in Modern Warfare 2 mi capitava spesso di ritrovarmi tizi che, cioè ovviamente usavano i trucchi, non so bene come, ma praticamente che saltavano, facevano dei salti allucinanti, oppure facevano saltare gli altri in modo che poi cadendo si ammazzassero automaticamente perché facevano dei salti allucinanti, quindi poi automaticamente morivamo tutti e vincevano loro. No, forse non vincevano, se mi tecnicamente non lo so chi dava il punto. Comunque, invece qui ho visto, yeah. No, mi ha fregato la kill, anche se forse sarei morta. No, spostati e esci dal nascondiglio. Prendi! Madonna mia! Non so come ho fatto, no? Dov'è? Ah! Un panino. Il classico panino. Sì, praticamente mi sono ritrovata gli uomini invisibili. No, non sono io che sono cieca, che non ho visto. Perché? Io stavo guardando in quella direzione, quando poi ho visto, sono morta all'improvviso, non ho capito come. Allora ho deciso, vediamo la videocamera, diciamo, della la mia morte, voglio vedere come cavolo sono morta. E stava davanti a me, ma io vi giuro, non l'ho visto, non l'ho visto, non c'era. Quindi, cos'è? In Modern Warfare automaticamente sono pieni di cheater? No, cioè, spiegatemelo. Mi era sembrato. No, e che cavolo, stavo guardando lassù, non puoi spararmi da lì. Allora, concentriamoci. Non quando sento il missile automaticamente vado in paranoia.
Perché tanto puntualmente a me. Chi ti spara? Madonna! Come ho fatto? No, io non riesco mai a capire come faccio. Aspetta. Ovviamente sta il tizio appostato lì. Stai là, rimani lì che ti vengo a prendere. Rimani lì. Sta ancora lì, cioè veramente. Stava quello giù. Ovviamente. Ma chi state sparando? Muori. Ma perché non è morto? Maledizione. Sto facendo schifo. Wow. Perché assist? Ah, ok, all'altro. No, perché quello l'ho preso in piedi. Maledizione. L'ho smerciato alla grande. Ci sta ancora lì. No, e dai. Qui non c'è nessuno. No, 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 no. Mi ero incastrata nella ruota. Non è giusto. Sta quella cacchio di torretta che rompe. Stavo salendo. Non mi puoi colpire mentre salgo. No, c'è l'UAV. Cioè, questa zona praticamente è impraticabile. Gesù santissimo, per non dire altro. Niente, ora se io guardo non ci sarà nessuno, però come smetterò di mirare? Io vedo i fantasmi. No. Paura a buttarmi. No, veramente non faccio così schifo. Ci avevo preso la mano. Niente, ora in Ghost non farò sempre schifo all'inizio soprattutto, anche perché non so, non so, non mi convince il fatto che intorno quando miri col cecchino si vede intorno, cioè secondo me sarà, mi distrarrà un sacco questa cosa. Cioè ha fatto una tripla. Mi distrarrà un sacco questo fatto che si vede tutto intorno quando miri col cecchino. Ma cioè io proprio temo che farò schifo proprio per questo fatto. È vero che mi dovrò anche abituare un po'. No. Ma perché io i tizi sdraiati? Proprio non li vedo. Non ce la posso proprio fare. Sta ancora lì. No. Non vedo nessuno. Vabbè, io non vedo in generale a questo punto. Dov'è? Cacchio di pacco bomba sicuro per forza, visto che io prima ero un'estimatrice dei pacchi bomba. Maledizione, non mi far diventare Samuel L. Jackson. Sì. E togliti, ma che stavo per dire, sto fregato non solo la kill, mi ha pure fatto bloccare. Oh Madonna, qualcuno vuole abbattere quel coso, Cristo santo. Oh, colpo alla testa. Come ho fatto a fare un colpo alla testa? Seriamente. Che con cosa voleva uccidermi? La partita più schifosa della storia. Sarà bellissimo qua. Mi sono vista un. Oddio! La morte in faccia proprio! Cioè mi ha sparato un missile, non sono morta solo perché mi sa che è finita la partita. Benissimo! 6, 7, 16, wow! Una razza al bacio, un bignè proprio. È il raffreddore, lo sono distratta, non riesco a. Potete capire. No, veramente. Scusa, vediamo. No, il punto uno, che quell'altro cecchino non mi piace. Non me ne piace nessuno. L'ho provati tutti. Non mi piacciono. Fanno solo hit marker, maledizione. Non che il Barrett sia da meno. Che pure lui spesso e volentieri fa hit marker. Però ogni tanto. Capì? Al massimo danno. Cioè, è quello col danno maggiore. No. Anche questo, però questo non mi piace perché ha quel mirino che proprio non ce la fo. Quindi, tu per forza. E però.
Dobbiamo trovare una soluzione. E beh, su quella mappa il cecchino proprio. Non lo so. Allora, andiamo di fucile a pompa. A me piace un sacco, non lo so, ultimamente mi piacciono un sacco i fucili a pompa. Su Black Ops 2, su qui mi piace questo qui, lo SPAS, ma ora. Ma qui c'è lo stesso. Sì, però mi sa che l'ho provato e fa schifo. Cioè, non lo so, rispetto a lì non esco. Non è lo stesso, sì, di Black Ops 2, dovrebbe, sembra anche uguale come forma. Che sto facendo? Calcio, è calcio, ok. Sta iniziando, vabbè, sì, faccio con lo SPAS. E poi ora che sono iniziato. Poi anche in altri giochi io adoro quando c'è il fucile a pompa, quindi. Adorabile. È adorabile. Proprio la sensazione che ti dà. Pum! E vola. Certo, è ravvicinato. Poi da lontano è lo schifo totale. Andiamo di fucile a pompa, va, visto che col cecchino non è andata molto bene. Ma ve lo giuro, in altre partite, tipo, ho fatto anche delle belle serie di uccisioni. Non lo so, oggi è sempre l'emozione della diretta. Lì c'è sempre qualcuno all'inizio. Lì c'è sempre qualcuno all'inizio. Infatti è esploso quel. Dove sono? Nessuno! È più preoccupante quando non trovi nessuno perché non sai da dove possano uscire. Cioè, perché non c'è nessuno? Questa mappa che non trovi nessuno. Cioè, no. Amico. Questa è una delle mappe più frenetiche di tutto il gioco. E non c'è nessuno. Tipo, appena esci qui, trivellato di colpi. Pah! Dicevamo dalla distanza. Cioè, proprio neanche lo scalfisce. Ovviamente lui mi uccide. No, ma tranquillissimo. Oh, iniziamo. Ah, oppure ho ucciso qualcuno. No, ho fatto assist con la granata. No, no. Mi sa che. Sì, vabbè però, eh. Volete farmi diventare bestemmiante? No, ditelo. Mi carico. No, no, dov'è? No, ora. Perché sono mimetizzati totalmente? Poi mi sembra giusto, sono militari. Hanno il vestito, il completo camouflage. Però, Cristo, muorici. Fuggo. Quando mai la granata fa una kill? Che poi non lo so perché a volte lo SPAS fa la kill in ritardo. Cioè, io ho sparato, ma poi non, cioè, non sembra che muoia sul colpo. C'è un attimo di lag e poi muore. E poi. No, veramente. Ah, io soccorritore. No, che mi hanno soccorso, io stavo morendo. Il punto. Il principio del fucile a pompa è che deve, a questa distanza, deve morire sul colpo. Ok, che ho smirciato io, va bene, questo te lo concedo. Però, ecco, deve morire sul colpo, se no non uso il fucile a pompa. Uso una mitraglietta del cavolo. Non che abbia niente contro le mitragliette, però. Mi piace il fatto che io sparo, muore. Sparo, muore. Nella schiena. Ripeto. Oh, ma che veramente? Io mi giro. Dove cavolo se n'è andato? Quello sta sempre là. Così mi sembra. Non ce la posso fare. Mamma mia, in testa. No. Fuggo. Ah, il bello però di Modern Warfare era che quelle cavolo di torrette le potevi abbattere con un colpo. E non muore, non vuole morire. Questo istinto di sopravvivenza, io non lo capisco, non lo capisco. Oh. Dov'è, scusate? Che l'UAV me lo segna. Questo fa più hit marker, niente, del Barrett. Cioè, no, voglio dire, uno viene a quella distanza, vi spara in faccia, e voi non morite. È proprio naturale. Una cosa normalissima. Già se poco poco ti arriva un pallettone,
diciamo che minimo minimo ti sfasci. Ma poi non morire proprio a quella distanza, cioè proprio no. Proprio no. Kill finale, però sono io la finale. Ovviamente. Ragazzi, non giocavo da un po'. Cioè, non posso. Si può vincere sempre, però non. Ah, però sono prima! Che bello! Va bene, basta. Questo Throwback Thursday può finire qui. E quindi questo è il mio ritorno a Modern Warfare 3. Proprio sfacelo totale. E niente. Vedremo un po' come andrà con il nuovo capitolo. Magari subito dopo Natale farò il primo gameplay. Non vi assicuro che sarà la prima partita perché. Se riesco a registrare subito, ok, se no, vabbè, farò un po' di pratica, poi farò la prima partita, però sicuramente tanto farò schifo anche lì, perché tanto tipo il primo mese faccio sempre schifo, poi inizio a ingranare un po' e quindi riesco a giocare un po' meglio, quindi spero il video vi sia piaciuto, un saluto da Silvia Wong e al prossimo video, ciao!